Ad Ancri da mesi già si respira aria di elezioni amministrative, molto probabilmente sarà corsa ad 8. Ufficialmente ad oggi sono ben 8 i candidati a sindaco, ossia Alberto Milo, Cosimo Ferraioli, Pasquale Mauri, Eugenio Lato, Giuseppe Iozzino, Ferruccio Iaccarino ed altri due candidati che dovrebbero uscire, uno dal PD, i nomi che si fanno sono due donne, Antonietta Giordano, Gina Fusco o Salvatore Abbate, e un altro della destra, quelli di Forza Italia e Fratelli d'Italia, che non gradiscono la candidatura e il sostegno che ha dato da tempo alla Lega al sindaco in carica Cosimo Ferraioli. Il nome che si fa per questa coalizione, dicevo, Fratelli d'Italia e Forza Italia, è quello di Francesco D'Antoni. Noi siamo a colloquio con uno dei candidati a sindaco, già sindaco di Ancri, Pasquale Mauri. Ecco, con quali progetti e con quali programmi vi presentate a questa competizione elettorale, partendo ovviamente dall'emergenza virus? Io credo che questa epidemia fa rivedere un poco tutti i programmi che bisogna proporre nella prossima campagna elettorale, perché prima dell'epidemia un argomento era, diciamo, importantissimo, che è quello della sicurezza del territorio e del cittadino. Oggi, accanto a questo problema che riveste ancora una posizione importante all'interno del programma che porteremo avanti, c'è la necessità di trovare delle soluzioni per le innumerevoli attività commerciali che sono state penalizzate da questa epidemia, per cui urge lei che cosa eventualmente viene eletto sindaco, cosa farà per queste attività commerciali? Noi innanzitutto provvederemo a diminuire sicuramente la Tari in misura proporzionale alle attività a seconda dell'importanza che hanno avuto, in negativo chiaramente, per le attività svolte ci sarà stiamo prendendo in considerazione dei parametri di riduzione della Tari a seconda delle attività. E per quanto riguarda in particolare alcune attività, e mi riferisco a quei piccoli negozi di ristorazione, pizzeria, che praticamente avranno difficoltà a poter continuare l'attività all'interno dei propri locali, metteremo a disposizione delle aree pubbliche affinché almeno per un periodo abbastanza lungo queste attività possano essere svolte all'aperto e quindi incrementare il numero degli avventori. Sono, diciamo, questi due aspetti che caratterizzeranno un po' la campagna elettorale della mia coalizione, ma ci saranno da attivare tanti servizi e per innovazione e per qualità dei servizi. Abbiamo il problema dei tre fondi che a suo tempo da sindaco io ho liberato dai prefabbricati leggeri che demmo al sindaco e dovevano rappresentare la rinascita culturale, economica e sociale della nostra comunità, che oggi rappresentano il degrado della nostra comunità. Rappresentano queste tre aree per noi un momento di rinascita per le innumerevoli organizzazioni e idee che porteremo per completare queste opere. In particolare noi vorremmo completare la zona di Largo Gaiazzo per attività sportive. Abbiamo invece intendimento di creare un cinema, un teatro e nel fondo Rosa Rosa, perché si presta bene e nell'immediata vicinanza dell'uscita dell'autostrada, e quindi può essere un momento importante per riqualificare quella zona e dare una prospettiva anche di tipo economico alla nostra comunità. Ecco, lei... Abbiamo il terzo fondo di fondo Badia, che per noi, essendo già urbanizzato, rappresenta una soluzione ideale, fare dell'ausilio sociale per giovani, coppie e anziani. Ecco, lei, come dicevo, dovrà vedersela molto probabilmente con 7 sfidanti almeno al primo turno, è dato vincente forte della sua esperienza e delle sue capacità. Ma qual è la valutazione della giunta Ferraioli, un ex PD che sarà sostenuto alle prossime amministrative dalla Lega? Io credo che un'amministrazione peggiore di quella uscente non ne abbiamo mai avuto in questa comunità, e per incapacità politica e per incapacità amministrativa. Basta dirvi che innumerevole volte hanno partecipato a dei fondi regionali
per le festività, ebbene per 3 annualità successive hanno presentato questo progetto, che sono questi progetti che sono stati dichiarati irricevibili, per cui non sono state neanche diciamo inserite nella graduatoria degli eventi diritto, e quindi abbiamo perso per 3 anni consecutivi questi benefici, e chi paga l'incompetenza è la città, l'economia di questa città. Ma la cosa più diciamo vergognosa è che oggi tantissimi parchi giochi da me creati sono stati abbandonati e c'è il degrado assoluto. Parchi che potevano rappresentare in questo momento, subito dopo questa epidemia, un momento anche di rinascita e di speranza, invece sono completamente abbandonati e quindi portano il degrado visivo e il degrado morale. Un'ultima domanda, signor Mauri. Al di là dell'emergenza virus, c'è da far ripartire un paese, la macchina amministrativa, il lavoro, l'ambiente, la sicurezza, i giovani, gli anziani, tanti problemi sul tappeto. Ecco, quali saranno le sue priorità, a parte, come dicevo, l'emergenza virus? Abbiamo detto la sicurezza sul territorio, la riorganizzazione della macchina amministrativa con l'assunzione di parecchie unità, perché nel frattempo sono stati collocati in pensione innumerevoli dipendenti e non sono stati sostituiti, quindi mi riferisco in modo particolare ai servizi sociali, all'anagrafe, all'ufficio tecnico, uffici che hanno bisogno di persone qualificate per rilanciare l'azione della macchina amministrativa, perché potete avere anche le più belle idee da proporre, ma se non c'è chi realizza, chi raggiunge gli obiettivi, chiaramente tutto questo non è possibile. Quindi parliamo di cose irrealizzabili se non c'è la macchina che poi produce gli atti per la realizzazione degli obiettivi. Quindi la riorganizzazione della macchina amministrativa con l'assunzione di parecchi funzionari sarà la priorità per poter guardare il futuro in un'ottica positiva e tentando di creare i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi che sottoporremo agli elettori. Grazie.